Raggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo. Eredi secondo la promessa. Bentrovati, cari telespettatori, ad un nuovo appuntamento con Dialoghi sulla Fede, la rubrica di approfondimento religioso con il nostro direttore padre Francesco Mazzotta. Ben ritrovato. Bentrovati a voi. Allora, nei nostri dialoghi alla scoperta delle opere di misericordia, continuiamo ad approfondire in questa nuova puntata l'opera Vestire gli ignudi. E non potevamo non ricordare in qualche maniera come nei riti battesimali dei primi secoli era previsto sia il gesto di abbandonare i propri abiti sia quello di indossare dopo l'immersione dell'acqua un abito bianco che era proprio il segno di una nuova dignità eh, che veniva data a colui che nel battesimo diventava appunto il portatore di una nuova vita perché rivestitosi di eh, Cristo. Eh, perché parlare di eh, nudità significa non soltanto parlare di una nudità fisica, ma anche di una nudità che toglie identità e dignità all'essere umano. Lo abbiamo visto nella scorsa puntata di Dialoghi sulla fede, quando appunto concludendo quella puntata abbiamo parlato eh, di eh, Gesù che prima di essere inchiodato sulla croce è stato eh, diciamo, denudato, quindi gli sono stati tolti i vestiti, è stato spogliato, è stato spogliato della sua dignità ed è stato eh, deriso. Tutti noi nasciamo nudi, tutti noi abbiamo bisogno di essere vestiti e questo forse ci fa capire anche che questa condizione di fragilità iniziale ci accomuna e quindi tutti noi abbiamo bisogno di essere aiutati, abbiamo bisogno di essere rivestiti. E non so se sei d'accordo, padre Francesco, ma è... Eh, diciamo, il segno, questo essere nudi è il segno anche di quella fragilità che ritroviamo in, in Pietro, che dopo aver rinnegato tre volte Gesù si ritrova a piangere, incrociando lo sguardo di Gesù la notte del giovedì santo e poi lo ritroviamo spogliato e quindi in questo caso ci viene in soccorso no, la nostra opera di misericordia, vestire gli ignudi sulla barca durante la terza apparizione di Gesù sul lago di eh, Tiberiade. Quindi come dire, si sente spogliato e quindi questo essere spogliato è perché avverte, sente la vergogna per aver, per aver fatto un gesto che è quello di aver rinnegato Gesù. Oppure Pietro non se lo pone questo. No, è spogliato semplicemente anche qua. Eh, voler poi estremizzare i simboli, non so, gli puoi fare dire tutto il contrario di tutto. Mm. Eh, certo il la cosa che, ehm, come dire, diverte di quell'episodio di quell è che quando Pietro si accorge che è Gesù dall'altra parte della riva, eh, che fa? Eh, si butta in mare eh. e eh, eh, anche qua eh, o, o aveva la testa nel pallone, perché l'episodio le, fa ridere in quanto tale, poi effettivamente... Eh, diciamo a livello simbolico oh. si capisce che cosa vuole, vuole dire ma eh, mi ci diverto sempre perché, dico, Pietro ogni tanto eh, non, non ci accocchia con la testa, eh, se tu ti butti in mare, ti butti nel lago, ti butti in un fiume, abbiamo cose che fai, ti spogli, rimani in costume. Lui era svestito, si, si, veste, si veste e, e si butta vestito eh, in, una, in un mare di Galilea che è, diciamo, eh, è, è una zona calda, quindi non, non aveva bisogno della muta per buttarsi dentro, dentro al, al lago e diciamo perché lo fa. Eh, lo fa perché appunto capisce che dall'altra parte c'è Gesù. E, eh, Pietro eh, avverte un disagio nell'essere nell svestito. Che poi, svestito, sta lì sulla barca, fa caldo cioè, eh, e si sente di dover andare incontro al Signore in maniera un po' più dignitosa. Diciamo. Mm -hmm. L'idea sostanzialmente è quella, però il gesto è buffo di suo no? perché, appunto, si butta nell'acqua bagnandosi, strabagnandosi, vestendosi. Cioè. <ride> dice questo non sta bene, ha preso troppo sole <ride> e quindi dice, si comporta così, cioè, però in effetti il, il vestirsi in un certo modo fa parte della dignità e anche eh, del. Fa parte di un, noi abbiamo dei cerimoniali, no? de, esatto. delle liturgie, poi le liturgie laiche, che ne so, devi entrare in Parlamento e ci vai con l'abito, no? devi, eh, de, devi andare in giro, fai parte di un, di un organismo, hai cioè la divisa. No? Eh, cioè quella divisa, quell'abito eh, indica la, la, il tuo ruolo, la tua esatto. dignità. Eh, L'unica cosa che non si capisce è per quale motivo, quando... Eh, che ne so, nella chiesa, in una chiesa, in un luogo di culto, si dice: Guarda, che stai in un luogo di culto, vestiti in maniera adeguata, lì succede il fine mondo, perché lì esatto, eh, vogliamo entrare. Si scandalizzano perché. Però eh, nessuno si scandalizza che un marinaio deve essere così, con la divisa bianca, immacolata, eccetera, eccetera, o che uno dell'esercito vada con la sua divisa, o vada la pesca. Esatto. Cioè, Alla abbiamo... prima teatro ci sono delle regole di dress. Code, sì, cioè, sì. Ci Vai, sono devi, dei anda devi andare in un certo modo, in, esatto, in, in un certo maniera. modo, perché quel, quel modo fa parte. Come dire, della liturgia del luogo, quindi della dignità del luogo esatto. di quello che si compie. Del cioè, il modo, anche il modo del... di vestirsi ha eh, un, un suo significato, una sua valenza. No? Anche Gesù nel, nel, nel Vangelo, a un certo punto, dice: dice: Date la festa eh, perché eh, ci sono invitati, eccetera. Quando si presenta uno che non aveva il vestito adatto, lo fa cacciare via. Cioè, eh, <ride> tu no, non puoi entrare, no. <ride> È giusto che, insomma, ogni occasione d'uso abbia un proprio abito sì. e ogni situazione quindi necessita di, una, di un abito adeguato. Quindi, questo invito evangelico a rivestire gli ignudi a che cosa si riferisce? Alla nostra nudità iniziale, alla nudità che tanti uomini e donne incontrano nel loro percorso della vita? E in che cosa consistono le nudità nella società di oggi? Perché ce ne sono varie, no, vabbè, varie eh, forme. T'ho detto, cioè, alla fine uh, caricare il simbolo, e, e, mm. e lo, lo continuo a ripetere come una specie di mantra: eh, caricare il simbolo di eh, pesi, di significati, eh, da un lato non mi sembra manco troppo giusto, dall'altro, effettivamente, io posso dire anche. Che eh, ci posso leggere tutto il contrario di tutto in, quella, in quel gesto, rimane il fatto che eh, in, ne, in questa opera, in modo particolare, eh, che è una di quelle opere della misericordia corporale di cui stiamo parlando, sì. e sono le opere che eh, sono più legate a, alla, alla realtà culturale storica, no? uh -huh. eh, quindi sono, sono opere che possono. In un qualche modo variare nel, nel loro esatto, significato esatto, essere, essere declinati in maniera differente mm. nel corso del tempo, eh, diciamo, eh, l'elemento essenziale sicuramente, ancora una volta, è l'elemento della condivisione, della condivisione e dell'aiuto, dell'ausilio nei confronti di una persona che eh, si trova in una situazione di disagio. Cioè questo è il, eh, diciamo, il perno fondamentale, dopodiché eh, io devo essere in grado di percepire. La, la situazione di disagio e di rispondere a quella situazione di disagio nella maniera più adeguata, nella maniera più consona, nella maniera in cui semplicemente eh, riesco a, a rispondere. cioè Non è detto che io, eh, che ne so, se uno ha bisogno di 100.000 euro, mica gli posso dare 100.000 euro, non ce l'ho per dirti, e anche se l'avessi non sarebbe forse manco prudente, ma se io trovo una persona che eh, non riesce a... Eh, Ah, sta, sta svenendo dalla fame, ehm, ha uh, una situazione eh, di, eh, di è spaventata, non, non, non si raccapezza eccetera, eh, io devo essere in grado di aiutarla, di sostenerla e anche in, in questo senso. Uh, rivestire la nudità mm -hmm. di questa persona significa prendersi cura, esatto. cioè farsi carico delle sue paure, delle sue ansie, delle sue angosce, della, della, del senso di, di deprivazione che sta vivendo. Cioè, eh, il discorso generale, il discorso appunto dell'accoglienza to cure, eh, dell'accoglienza dell a 360 gradi, eh, che il cristiano dovrebbe essere in grado di eh, vivere come, come uh, stile, appunto, di, di vita, di vita. Eh, nella, nella sua quotidianità. Eh, la, eh, mi viene in mente, o mi verrebbe in mente, di fare una battuta. Cioè dovremmo essere in grado di eh, esorcizzare col nostro modo di fare tutte le paure, le ansie, le angosce delle persone che abbiamo davanti. Mm -hmm. eh, invece di dire tante volte. A, a, a quello che eh, combina questi guai, esce da questo corpo come l'esorcista, alla fine finiamo per dire esci da questo porto, cioè chiudiamo i porti, chiudiamo le case, chiudiamo i cuori, chiudiamo eh, la, la, le nostre situazioni reali di vita, eh, ci, ci, ci serriamo dentro uh -huh. il nostro mondo. E lì ci sentiamo a posto, ci sentiamo protetti, ci sentiamo anche buoni cristiani pensando di eh, poter vivere da cristiani semplicemente andando a messa tutte le domeniche, eh, pregando tre volte al giorno o non so che cosa. Eh, e invece la parola di Dio continua a dire eh, non, non sono i sacrifici quello che voglio e qui col sacrificio non si intende semplicemente eh, il... Il, il, il sacrificio, nel senso del eh, come dire, eh, mi trovo la, la cosa da, da, da fare che mi costa no? che mi costa fatica che mi, mi costa, costa fatica, impegno, come, che come sape... dire, dice, che ne so, la quaresima. Allora eh, trovo una cosa che mi costa che cosa? Cioè, non mangio dolci, non, non fumo, mm. non bevo, eccetera. Mm -hmm. No, trovo una cosa che mi costa qualche cosa. Cioè, quello è il sacrificio. No, il sacrificio nel senso biblico è è, è, è l'espressione liturgica, cioè il sacrificio è, è, è la messa, l'adorazione, la via crucis, è il rosario. Non sono i sacrifici quelli che voglio con ciò. Non voglio dire che non bisogna pregare, eh, perché poi esatto, eh, non, eh, non, non cosa, assolutizziamo no, esatto, tutto. Perché va a pregare, dice però: non sono i sacrifici quelli che voglio, cioè non, non mi bastano quelli. Mm -hmm. la, la potremmo tradurre in questo modo. Eh, ma eh, voglio l'amore, no? voglio, voglio, voglio la misericordia, voglio la capacità di accogliere. No, eh, voglio la capacità di, di prendersi cura l'uno dell'altro. Questo è eh, dice: Se tu ti ricordi che c'hai qualcosa con il tuo fratello, eccetera, e devi andare avanti all'altare, lascia perdere quello che sta, sta all'altare, lascia perdere la messa, lascia perdere la preghiera. Prima vai a riconciliarti con il tuo fratello e poi se ne parla. No? Quindi la logica di fondo è quella, quindi quando tu dici. Quali sono queste, queste eh, nudità di, 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 di cui bisogna prendersi cura? Le nudità di cui prendersi cura eh, in realtà sono tutti eh, gli elementi di disagio che l'uomo di oggi si ritrova a vivere e io devo essere in grado, dovrei essere in grado per quanto possibile di prenderne cura. Cioè, Quindi la, pensiamo per esempio buterego, alla mancanza sì. di speranza, alla sì. solitudine, eh, alle famiglie che si disgregano eh, piuttosto che alla forbice che si allarga sempre di più tra ricchi e poveri, la mancanza del lavoro, la precarietà. A questo proposito stiamo vedendo sempre grazie alla nostra regia. Due tweet di Papa Francesco che dice, il primo dice quanto vorrei vedere tutti con un lavoro decente, è una cosa essenziale per la dignità umana. Mentre l'altro dice la misura della grandezza di una società è data dal modo in cui essa tratta chi è più bisognoso, chi non ha altro che la sua povertà ed è quello che appunto ci stavi dicendo eh, tu prima, ehm, facendo riferimento alla, al fatto che c'è bisogno non soltanto no, dell'andare dell a messa, del pregare, eccetera, ma di compiere anche delle opere proprio concretamente. E sì, a anche, per, anche perché, sì. guarda, eh, sicuramente uno degli aspetti l'abbiamo eh, diciamo, trattato en passant in questi in queste due puntate no? eh, il fatto di dire cioè, il vestire ha vari significati sì. eh, c'è un vestire fisico no? c'è una esatto. necessità fisica esatto. tu sei, sei nudo non hai nulla da, esatto. da mettere eh, e io ti do, ti do qualcosa di, di, di cui vestirti anche qua bisognerebbe perché molti dicono fanno la carità eh, fanno la carità. Ogni volta che si fa la raccolta degli abiti, che dicevo anche la volta scorsa, è una delle cose che si fa più facilmente: dico sempre, guardate, che eh, gli abiti che noi raccogliamo non sono la monnezza che eh, nessuno di voi metterebbe mai, tutta roba sgualcita, strappata, eh, indecente in vari, in vari modi o per vari motivi. Ma è roba che eh, pur essendo ancora eh, magari utilizzabile è andata fuori di moda, oppure. Perché magari non ci entra più perché magari siamo ingrassati. Perché a me cioè mi siamo... sono ingrassato, o di... per, per qualcuno come te che si è dimagrito, dimagrito no? che funziona così. <ride> E, e cioè, quindi è un vestito che tutto sommato è buono. Esatto. Sono dei vestiti buoni che però non te vanno più, sono passati di moda. Questo è perché vedessi certi vestiti che arrivano a chi li ha portati, gli, gli, gli si dovrebbe dire: Scusa, ma non c'avevi il, uh, il cestino, l'immondizia eh, davanti, davanti, davanti a casa tua? ma la devi portare a casa mia, buttarla. Cioè, anche là, bisognerebbe avere un po' di, di, di lungimiranza, di testa quando si fanno queste cose, perché alla fine se quella cosa non è buona per te, non è buona anche per l'altro. Esatto. Abbiate, abbiate pazienza, io lo dico in maniera rude, ma eh, c'è poco, poco da dire da questo punto di vista. Però c'è un'esigenza fisica. Che è quella appunto del, del vestirsi, come c'è l'esigenza dello sfamarsi, eccetera, sono so, so esigenze fondamentali no? della, della persona, ma eh, c'è eh, un, un, un vestire che eh, forse è ancora più importante, mm -hmm. cioè il vestire eh, che significa ridare dignità a chi l'ha persa. Eh, o, o, o chi non se la sente più quella dignità addosso questa è la cosa più complicata, la cosa più difficile perché dare un vestito a uno che tra l'altro manco vedo perché prendo il vestito, lo metto dentro una busta lo vado a scaricare in un cassonetto della Caritas e quelli anonimamente poi li dividono fatta la pesca se ci arriva poi di veramente al povero mm. È una cosa anonima, una cosa che possono fare tutti. Vi siete anche liberati l'armadio di roba che tutto sommato... Avete fatto un po' di spazio. Eh, sì, e quindi ve l'andate a comprare nuova. Tutto sommato questo grande sforzo non l'avete fatto. Ma il, il, lo sforzo grande quello di prendersi cura di persone che appunto hanno perso la loro dignità, perché hanno perso il lavoro, perché hanno perso la moglie, hanno perso il marito, esatto. hanno perso i figli, hanno perso i genitori, eh, hanno perso, hanno perso la, la, la patria, hanno perso la speranza. Hanno perso... Questa cosa è una cosa complicatissima. Cioè, significa che io devo, devo farmi vicino, farmi prossimo, no? prendermi cura, prendermi carico. Eh, in fondo diciamo... Quella, eh, tu accennavi prima al passaggio no? eh, che, che si faceva, perché mm -hmm, è, sì. raro, è raro vedere ormai scene di quella natura lì nella, nella, nel battesimo, esatto. no? ci si spogliava della veste vecchia, quindi dell'uomo vecchio, della, della, della natura vecchia, mm -hmm. eh, si entrava nudi nella vasca. Eh, quindi si veniva spogliati in Toto, anche qua si entrava nudi. No? Quella nudità veniva lavata, veniva ripulita, veniva rinvigorita, eh, ri, rinnovata in un qualche modo dal di dentro, per cui quando usci dalla, dalla, dalla vasca venivi insignito della veste, eh, uso es esplicitamente questa. Questa, eh, questo termine insignito, es, questa espressione, espressione insignire, eh, perché eh, quella veste indicava la tua nuova regalità, eh, la, la tua nuova dignità. Eh, la veste bianca, la veste splendente, la veste del, del principe, la veste del re, no? che eh, quell'acqua ti aveva, eh, ti aveva eh, dato la possibilità di indossare. Eh, di fatto quest'opera di rinnovamento di lavaggio eh, di, eh, di un'opera che ridà dignità a qualcosa che non ce l'ha, esatto. è un compito poi che non solo mi tocca a me come cristiano perché quella veste la devo lavare continuamente mm. e la devo tenere candida per la mia vita e non è una cosa facile, ma devo sapere aiutare anche l'altro che non ce la fa da solo perché non ha il sapone, perché eh, non, 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 le mani c'ha l'artrosi, non, la non ha la forza, non ha la speranza, il coraggio, sta depresso, non so che cosa... Eh, dovrei, dovrei in un qualche modo farlo anche per l'altro, cioè aiutare l'altro a che quella veste si mantenga pulita, cioè a che quella dignità non venga mai meno anche nelle situazioni più complicate, anche nelle situazioni più difficili. E qua mi viene in mente come invece noi brutalizziamo i rapporti umani, siamo diventati dei bruti eh, nel, nel vero senso della parola, e ci divertiamo anche a fare delle cose da bruti. Eh, pensate che ne so, un episodio di qualche giorno fa, eh, di, di, di qualche tempo fa, di una, di una ragazzina che si era ambriacata e eh, i suoi compagni si sono divertiti a mimare le cose sessuali, eccetera, con lei, a filmarla e tutto quanto, cioè comunque ad abrutire. Quella, quello stato già eh, non, non troppo bello, non troppo esatto. idilliaco, no? Invece di aiutare questa persona no? in quella situazione di difficoltà ti accanisci ancora di più e poi eh, facciamo i fichi no? perché andiamo a, a filmarci, a fare le bravate e ci le postiamo sui social sui come se avessimo fatto le imprese. Esatto. Eh, ma invece è, ci sarebbe solo da vergognarsi. Le, le, best, le, best, le bestie non sono in grado di fare queste cose. Quindi chiamare una persona bestia in questo caso offendere la bestia, non la persona. A proposito di quello che dicevi tu quando appunto... Um, Tendevi a sottolineare il fatto che naturalmente le opere di misericordia eh, corporale devono essere poi attualizzate, eh, quindi no, hanno eh, un significato diverso anche nel tempo in cui vengono vissute. Eh, pensavo e riflettevo sul fatto che, per esempio, oggi nella società della comunicazione, nella società dell'informazione, nella società digitale. Una povertà può essere quella di non avere un telefonino, di non avere una connessione internet, perché sono gli elementi per poter lavorare, per poter stare nella società, per poter avere un ruolo, quindi un lavoro e dunque una dignità. Per cui. No, se ci fermiamo soltanto a dare da mangiare, che è importante perché c'è tanta gente che non ne ha, dare da bere o da vestire, in realtà nella società di oggi quelle persone rimarrebbero povere lo stesso, pensiamo a tanti ragazzi, per esempio. Quindi sì, l'attualizzazione so, sì, è anche ma so, questa. Ma lo so stesso ragionamento lo potremmo fare eh, ampliando proprio il discorso su quello che. Vediamo, vediamo in Italia no, uh -huh. nella, nella, nella realtà attuale ci sono delle sacche di povertà, ci sono delle sacche di emergenza, poi ci sono sempre i furbacchioni e quelli vabbè non fanno testo, perché il problema grosso è eh, cercare di colpire i, i furbi no, e, e non far pagare a tutti il fatto che ci siano dei furbi che approfittano delle cose, perché poi c'è gente che effettivamente ha bisogno, c'è gente esatto. invece che fa dieci lavori tutti in nero non, non risulta niente, è più ricco di sto mondo, c'è cioè i soldi dentro i mattoni, dentro i materassi, però risulta nulla tenente, nulla facente, Quello, eh, diciamo, è, è, è un discorso patologico, mm -hmm. fa parte del nostro DNA va bene, però c'è gente che effettivamente eh, ha bisogno di un sussidio, ha bisogno di sussidi. No, quindi il reddito, venga ben ben venga, il reddito di cittadinanza, quello che ti pare, per dare un sussidio. Ma in realtà quel reddito o quel sussidio non può essere la soluzione finale, può essere una situazione transitoria. In realtà, se una persona non ha il lavoro no? e quindi non crei lavoro, non dai la possibilità a una persona di mettersi all'interno del mondo del lavoro. Tu a quella persona la dignità non la darai mai perché quella persona vivrà da mendicante per tutta esatto. la vita, si abbrutirà in quella logica. Guardate, io c ho, ho una piccola esperienza eh, andando negli Stati Uniti, eh, andate nelle riserve indiane perché eh, diciamo normalmente si, va, si vanno a fare le gite, se si va invece nelle, in alcuni posti. Dove invece poi tocchi con mano certe situazioni, tu vai nelle riserve. Nelle riserve lo Stato eh, dà eh, un sussidio mensile a questa gente. Con un sussidio che non mi ricordo se è 700-800 dollari, eh, con la scusa che dice noi vi abbiamo levato le terre, quindi vi diamo questi soldi eh, per le terre che vi abbiamo levato. Con quei 700-800 dollari, questa gente non ci fa nulla. Fuori dalle riserve non può andare perché la vita è molto più cara. Uh, questo è il modo per tenere quelle persone chiuse all'interno di un posto, anche se fisicamente non ci stanno muri perché non possono di fatto uscire e queste situazioni abbrutiscono quelle persone. Per cui quei soldi vengono rispesi in alcol, vengono rispesi nelle slot machine, vengono rispesi nei casino e compagnia bella e le situazioni sociali, l'abbrutimento sociale è ai massimi gradi, ai massimi livelli. Questo che cosa ti dice? Ti dice che se io non creo delle possibilità per l'uomo di poter uscire da certe logiche, lo abituo a. Uh, come dire uh, a, a, a mangiare quello che può e quindi ogni volta che mi chiede il piatto glielo no. do uh, alla fine uh, è, un po', uh, è un po' trattare l'uomo come si trattano le, le fiere selvatiche mm. uh, tante volte gli animalisti dicono che uh, dice non date da mangiare che ne so agli scoiattoli, non date da mangiare alle nutrie, perché? perché dare da mangiare a quegli animali significa impedirgli di imparare da soli a procurarsi quel cibo. Quindi eh, significa eh, renderli dipendenti esatto. da un piatto, da una mano eh, che, che, che gli porta quel cibo. Se quella mano viene meno, quell'animale è morto. Cioè qui eh, si, fa, si rischia di fare la stessa cosa. So che eh, in questo modo in qualche modo apro u, 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 u un vespaio, un, un discorso molto ampio, però di fatto i pericoli che stanno dietro a queste logiche, quel, quelle logiche di assistenzialismo puro eh, sono, sono tanti, sono grossi, sicuramente non sarò un esperto, avrò detto una serie di stupidaggini, ma a, alla fine ci sono dei rischi e il, il, quello che la parola ci dice, quello che la dottrina sociale ci dice sempre e comunque, è che dobbiamo aiutare l'uomo a camminare con le sue gambe, non dobbiamo utilizzare le nostre gambe per camminare a posto suo. Non so se. Se sono chiaro. È perfetto, è perfetto. E mi viene a mente anche San Giovanni Bosco che oltre ad aver creato la rete degli oratori ha creato la rete delle scuole professionali. Perché? Proprio per dare gli strumenti alle persone e ai ragazzi per potergli poi con consentire l'accesso nel mondo del lavoro, lavoro, che è la cosa che dà dignità. È sì. inutile che ci stiamo. Eh, non, non ci, insomma non ci nascondiamo eh, questa puntata sta per terminare abbiamo detto vestire gli ignudi è un'esigenza anche materiale come tutte le opere di misericordia in quanto tali, in quanto opere sono anche qualcosa di molto pratico eh, tu lo facevi prima accenno no, alla raccolta eh, degli abiti c'è un'iniziativa che invece è in corso a Bari si chiama il muro della solidarietà e quindi per la prima volta un muro che non divide ma è un muro che unisce perché è proprio come se fosse una sorta di guardia da roba, ciascuno di noi può portare un qualcosa che non gli va più un cappotto, una sciarpa, un abito e senza fissa dimora si possono avvicinare e prendere quello che a loro serve in quel momento è un'opera eh, un cura eh, di una onlus che si chiama Incontra e noi adesso vi lasciamo a questo piccolo servizio che racconta in che cosa consiste questo muro della solidarietà questa puntata di dialoghi termina qui grazie padre Francesco Grazie per averci seguito e buon proseguimento in nostra compagnia. Se non ti serve, lascialo, ma se ti serve. Prendilo. E' questo è il principio con cui nasce anche nella città di Bari l'iniziativa Il Muro della Solidarietà a cura dell'Associazione di Volontariato Incontra. In piazza Balenzano, nel quartiere Madonnella, proprio accanto ai locali dove ogni sera i volontari dell'Associazione distribuiscono il cibo ai senza fissa dimora, è stato allestito un vero e proprio armadio a cielo aperto. Sfruttando infatti i muri che delimitano la piazza e il locale della mensa, chiunque può donare abiti puliti e in buono stato e coperte agli indigeni lasciando tutto su dei ripiani o appendendo gli abiti alle grucce sistemate dai volontari. Saranno poi gli stessi destinatari, ossia i senza fissa dimora della città di Bari, a recarsi presso questo muro del tutto speciale per poter prendere l'indumento che potrà tornargli più utile. Che cos'è il muro della solidarietà? Non è un muro che divide, ma è un muro a cui uno si può appoggiare. E questo è la nostra, il nostro sogno cioè sapere che su queste pareti se hai bisogno ti puoi appoggiare nel momento del bisogno. È un qualche cosa che per noi era scontato, in un posto dove tutte le sere la gente si concentra per poter mangiare, era anche normale che se la gente di sera ha freddo possa allungare la mano e prendere dall'armadio dall la giacca pesante. Questo è anche visto nella maniera in cui eh, c'è gente che vuole donare e non si fida dei cassonetti che si trovano per strada, non si fida delle associazioni, quindi preferisce testare solo, diciamo, con i propri occhi che fine fa la roba. L'importanza di questo posto è perché è stato fatto accanto dove c'è questa gente, è stata un'idea, è stata la possibilità di una nostra artista di disegnarci questa, queste belle pareti e abbiamo cercato anche di rivalorizzare un po' questa zona. Prima che nascesse queste capannine dove distribuiamo la cena, questa era una zona dove la gente aveva paura di passare la sera. Piano piano è nata la capannina, piano piano l'amministrazione ha messo le luci, ha riasfaltato, eh, ha coperto queste pareti con questi pannelli. Adesso il nostro sogno è riempire questi pannelli di calore, non solo di colore. Sarebbe bello creare in questa zona un posto che i senza fissa dimora diventasse un, un punto di riferimento nell'aiuto.